scaricare questo. Vi avvertite questa responsabilità, che forse l'avete anche voi, di dover, siete condannati quasi a vincere, perché siete in una posizione ottima, siete condannati a dover vincere, perché tutti si aspettano dall'Udinese continui capolavori. Però... Ma noi che facciamo questo tipo di professione sappiamo che... Così, quindi siamo sereni da questo punto di vista. Noi sappiamo che abbiamo un impegno difficile, come tutti gli impegni difficili della Serie A contro tutte le avversarie, per un motivo o per un altro. E ci ricordiamo per esempio che il Brescia 15 giorni fa ha pareggiato a Roma e non hanno ammazzato nessuno, quindi non siamo condannati a niente, siamo chiamati a un impegno di campionato importante, come sarà quello della prossima domenica o dell'altra ancora. Io la vedrei così. Se no, la Juve ha pareggiato con la Juve il Brescia, mi sembra anche. Con l'Internazionale? Con l'Inter, cioè, avrebbero dovuto fare che cosa? E invece la vita va avanti, la vita continua, gli impegni si susseguono, le difficoltà aumentano, ma per tutte, perché l'obiettivo comincia a essere, come dire, messo a fuoco per tutte, e ogni domenica che passa ne mancano di meno. Ma detto questo, affrontiamo la cosa con concentrazione e con entusiasmo. All'andata Corradi è stato determinante, pensa di usarlo anche in questa occasione, visto che Sanchez... In quella partita Bernardo è stato decisivo e ci ha dato con un suo guizzo, un suo gol, uno dei più importanti di questa stagione, perché prima di quella partita eravamo ancora ultimi e con quella vittoria, che tra l'altro non meritavamo, perché lo dobbiamo giustamente ricordare che è forse l'unica partita nella quale abbiamo raccolto più di quello che avevamo meritato, ci riportò, diciamo così, a vivere una situazione di classifica un po' diversa, un po' si respirava un'aria migliore. Vedremo, Corradi a disposizione, farò le mie scelte, le partite si cominciano in un modo, spesso si finiscono in un altro, vedremo. Che avversario si aspetta? Il Brescia pensa che farà una partita difensivista, oppure, visto che le servono punti, proverà anche ad attaccare fin dall'inizio? No, io mi aspetto dalla mia squadra una partita fatta di tante cose buone, degli ingredienti che noi sappiamo di dover mettere per fare buona la nostra partita, non il risultato dipende da mille altri fattori. Mi auguro di vedere la mia squadra che gioca con attenzione, con concentrazione, che gioca la squadra, che gioca su ritmi elevati. Penso alla mia squadra e mi aspetto un avversario difficile, molto preparato, molto di temperamento, come è il suo allenatore. La partita con il Bologna, in pratica avevi annunciato che avrebbe giocato bene sul posto di Sanchez. E quindi ti sei sbilanciato, cioè, che lettura lo dobbiamo dare? Perché abbiamo avuto una settimana normale, allora eravamo alla seconda partita di un periodo in cui ne avremmo fatte 3 in 6 giorni e quindi in quell'occasione mi sentivo quasi pronto a dire alcune cose. Adesso valuto un po' il lavoro di tutta la settimana, ho questa possibilità.
collegandomi a questa parte di avere, l'altra volta avevate avuto 3 partite in 6 giorni e quella era la seconda, e in quella partita noi ci eravamo un po' sorpresi perché Totò faceva più la prima punta e Dennis faceva un po' più lavoro di raccordo. In base, facendo questo ragionamento, è possibile che Totò magari faccia più, venga un po' più indietro e Dennis o Corradi facciano, o non c'entra niente in questo caso, cioè tutto Totò ormai lo metti là perché lo vuoi sfruttare là perché la butti dentro là. Totò la posizione se la trova sul campo, cioè, è uno di quei giocatori che secondo me gli si può dare un'indicazione di massima, ma poi la posizione la trova lui e tra l'altro è cioè, inutile girare intorno alle cose, da punta centrale questo ha fatto 50 gol in un anno e mezzo, quindi chi ha questa capacità di essere così prolifico, così efficace in zona gol. Però è chiaro che nel nostro meccanismo, nel meccanismo che useremo domani, ci sono delle situazioni in cui sarà chiamato anche lui a venire a giocare tra le linee, ma questo lo fa anche quando gioca con Sanchez. Mister, rimanendo a Totò, Gigi Riva in settimana l'ha paragonato a Zico e Maradona, non cose da poco, insomma, però non va in nazionale. Una stranezza o un fatto dovuto all'età, secondo lei, a un ricambio generazionale scelto da Prandelli? Perché un giocatore che segna così tanto, come ha detto lei, 50 gol in 2 stagioni, sembra strano che non vada in azzurro. Beh, lì ci possono essere più, non lo so, quindi non sono non mi permetto di giudicare, ma ci possono essere più valutazioni, una legate all'età, al ricambio generazionale, anche al ruolo, perché Totò con noi fa la punta più avanzata, l'attaccante più avanzato, anche se è un ruolo più da, come abbiamo detto, da Totti di qualche anno fa, che ovviamente che il centravanti. E quindi possono esserci delle situazioni di questo tipo, ma non lo darei per definitivamente finito la possibilità che Totò torni in nazionale, perché se uno continua a mantenere questo ruolino di marcia, insomma, è difficile dimenticarsene. Però poi sono scelte che non riguardano me. E lascio agli altri. Meglio se non va. No, beh, io questa. sotto. Chissà, qua la gente vorrebbe tutto. Tutto non si può avere. No, va bene. Sì. Comunque, Prandelli guarda agli europei. Era probabilmente, sì, quando certo, ha fatto il suo progetto, è partito da quelli che non avevano 30 anni, avevano solo 31, non 33. Sì, infatti, sì, penso ne che... ha parlato anche con Di Natale, lui lo sa. Ha risposto Guido. Comunque, tra impegni di nazionale, comunque, e anche impegni di coppa di alcune squadre, per la verità poche in Italia sono rimaste. E pensa che l'Udinese in qualche modo ne possa trarre beneficio, nel senso libera solamente con la mente concentrata al campionato? Ma no, non credo che questo possa essere un vantaggio, perché le squadre che lottano per il campionato, che sono quelle che ci sono, che sono in Champions League, sono abituate a giocare ogni 3 giorni. Per loro è ormai diventato normale giocare ogni 3 giorni, anche se mi rendo conto del dispendio delle energie fisiche e nervose, come diciamo spesso, è, e come io penso, è notevole, ma a quei livelli ci sono. Bisogna pensare, almeno io non ho mai allenato a quei livelli, non so quali siano le dinamiche, ma mi viene da pensare che veramente questi si allenano giocando e basta, e che il loro dispendio fisico e psichico è inferiore a quello che uno che guarda da fuori, in questo caso io, può pensare. Delle volte faccio questi ragionamenti guardando anche le squadre straniere, che si
presentano sul campo il mercoledì, il sabato, la domenica, il martedì e via. L'abitudine è il fatto di essere giocatori di alto livello, quindi anche fisicamente dotati, preparati, eccetera. Non credo che sarà un vantaggio. Proprio mi volevo riallacciare anche al discorso che fa lei delle squadre straniere. Si è molto parlato anche in settimana del fatto che le squadre italiane stentano molto in Europa, perché soprattutto in Inghilterra c'è tanta velocità rispetto al campionato italiano. In questa situazione però l'Udinese sembra far parte, sembra assomigliare molto di più a una squadra inglese piuttosto che a una italiana, perché fa della velocità una delle proprie armi. Beh sì, indubbiamente sul piano del ritmo noi fino ad oggi possiamo dire di essere una delle squadre che va, più forte, che non subisce certamente da questo punto di vista, ma anzi talvolta è proprio una delle nostre armi importanti. Beh, dovremmo cercare di mantenerlo, questa salute, questa capacità di tenere i ritmi alti e cercare di portarla fino alla fine del campionato. Quanto conta il gioco spettacolare a detta di tutti dell'Udinese rispetto a quello delle avversarie, che è abbastanza prevedibile visto il valore del campionato, perché giocano tutti con lo stesso modulo mentre l'Udinese ha un modo di giocare completamente diverso? Questo è un vantaggio che dove può portare? Non lo so, noi non ci esaltiamo per i complimenti che riceviamo, cerchiamo di rimanere molto ben piantati e attaccati alla realtà. Quando giriamo a mille, indubbiamente facciamo anche un buon calcio, indubbiamente, ma ci sono altre squadre che giocano un buon calcio. Noi dobbiamo continuare a vivere tranquillamente, non sentirci più bravi degli altri, ma cercare di dimostrare sempre durante le partite che possiamo giocarcela con tutti, senza fare i presuntuosi, che non è... Si è stato prosaico il spogliatoio, la Samoacca a 20 anni ha detto ah sì, possiamo andare a giocarci la Champions, il giorno dopo è arrivato il senatore Domizzi che ha detto no, calma. Come mi sembra una... Mi sembra che hai qualcuno che... No, no. Briglia in spogliatoio. Io di quella parola lì non parlo mai con i giocatori, cioè quindi se ne... quindi non trovo che anche Domizzi, che mi sembra un ragazzo almeno saggio ed esperto, ha fatto la stessa valutazione che faccio io. Cioè, e quindi su quell'argomento lì che non nominiamo, mi sembra che siamo in linea. Poi un giovanotto come Asa, pensiamo anche si possa lasciare andare a un sogno, e questo va anche bene. La realtà dice dell'altro, secondo me e secondo anche molti dei miei giocatori, ma vi assicuro che non ne parliamo mai di questa cosa. Abbiamo deciso di vivere le cose domenica dopo domenica e di concentrarci sui nostri obiettivi, proprio senza allungare molto lo sguardo, ma cercando di concentrarci su ciò che abbiamo di fronte nell'immediato, e quindi questo immediato per noi si chiama Brescia.